ragioni. Ognuno è esperto del proprio mestiere, sostengono le cose materiali e la loro preghiera riguarda i lavori del mestiere. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre Santo, che affidi al lavoro dell'uomo le energie della natura, donaci forza e salute, perché nella preghiera e nella nostra quotidiana fatica cooperiamo alla tua creazione e diventiamo artefici di giustizia e di pace. A gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, la lezione a Cristo, via, verità e vita. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Parler italien, io posso provare a parlare italiano. Signor Sindaco Florini Petrarconi, Presidente regionale, non sapevo, membri del Consiglio Comunale e Municipale, personalità presenti, miei cari amici, signori e signori, vi invio il mio amichevole ciao per questa nuova visita a Cassino e vi prego infinamente, signor Sindaco, da poter esprimarsi. Per esprimarsi come cittadino onorario della vostra città e di per anni come si è rammaricato del presidente Loreto Lena, buongiorno, sua signora, e Michele Pascarelli. Signor Pascarella, un processo si è impegnato per stabilire il nuovo monumento che ricorderemo il sacrificio dei Conucci e famiglie di tutte le nazioni che hanno sofferto terribilmente nel corso di tutte le guerre. Devo dirvi tutta la mia soddisfazione. Ok, dopo quest'anno di riporto e di ritardo indipendente della nostra volontà di realizzare, constato con voi che sul bordo del Gari quest'opera di arte infinimento installato. Allora, vi dico infinimente tutto arrivo. E vi presento la delegazione della Comune di Bifontaine in Francia, condotto dal suo sindaco Denis Henry, qui, e il presidente del comitato della borne numero 6, qui, Michel Valentin. Tutti i due hanno ripreso la torcia rammaricata
del Giorgio Henri, ex sindaco di Bifontaine. È chiaro che nulla avrebbe potuto essere realizzato senza il loro aiuto logistico e finanziario. Qui presenti anche fidele amico di Bifontaine, membro del comitato, voglio dire Georges Robert, qui, la sua compagna Hélène, anche Robert Viry, questo, e un altro bravo per questa costanza. Certamente la scultura che è stabilizzata nel sito di Sant'Angelo è conosciuto delle sue commemorazioni internazionali è stato possibile soltanto con il personale comunale di Cassino. Grazie a questi casinesi e al mio figlio Christian, dove si trova qui, che il tuo aiuto disinteressato mi fu prezioso. Un'ampia impugnatura e amici ha raggiunto il nostro comitato di Bifontaine e hanno partecipato in modo logistico finanziario per questa realizzazione e questo insieme che ha il suo posto qui sulle terre sanguinari della seconda guerra mondiale. Va bene? Va bene? No, basta. Non potremo mai dimenticare i sindaci successivi e membri del Consiglio Comunale Municipale di Cassino. Ho in cura in memoria Marcello Di Censo, Francesco Di Rosa, Grazio Antonio Ferraro, Vincenzo Sitarelli. E un altro livello il nostro simpatico Gianni Lena. L'amico Panaccione Romaricato Alberto Rodi. Grazie a tutto da questa devozione a una cosa che non c'è comune. Grazie a ex presidente del Senato francese Christian Poncet e attuale presidente del Consiglio Generale dei Vosges. Grazie al deputato dei Vosges Gérard Cherchon. Ancora grazie al sindaco di Bifontaine, Denis Henry, senza dimenticare il presidente Michel Valentin. Grazie al consigliere generale dei Vosges Etienne Pourchet. Grazie al sindaco di Bruyères in Vosges Alain Blanzy. Grazie all'ex sindaco di Cassino, Vincenzo Sitarelli, che gli ha permesso di mantenere il contatto eccezionale di due municipi Cassino Bifontaine e che la preghiera sia installata sul vostro comune che ha conosciuto sofferenza infame 1943-1944. Grazie a lei, sindaco Giovanni Petrarcone, che aveva preso il relè come i vostri consigli comunali, nonostante i ritardi tecnici di salute personali e turbulenze dell'elezione. Con voi, signor sindaco, le vent ne peut pas s'arrêter. Il vento non si può più fermare. Giusto? Grazie, Grazio, Franco Evangelista. Grazie, Michele Pascarella e Romaricato Severino De Franchi per l'appoggio morale e il successo di questa azione. Grazie a Jean-Marie Toussaint, giornalista alla Libertà dell'Estero, a Épinal. Grazie ribattito ai nostri amici Giorgio e Robert, qui presenti.
grazie sostenuto alla mia figlia. Scusi. Il mio genero Pietro, grazie quella, la mandata prima Riccardo Rina e suo figlio Alain e Monique. Grazie a Marcel e Lilian Marparmento, scusate per questa cerimonia. Grazie ai miei amici sempre di Lucette e del suo marito Camille Levaux. Scomparso. Avremo un pensiero particolare per lui oggi. Scusi. Grazie a voi, marito di Roger Pierrat, che volete soltanto mai più che si riproduce l'odioso della guerra. E grazie a te, Jean-Louis Aubertin, che si dice che la vita del spirito è più alta della vita dell'intelligenza. Grazie Jean Barrière, la nostra volontà di vivere in pace reale. Grazie a Muriel Adam, ricordare del peloso che era il vostro nonno in 1914 di 1918. Grazie a Claude Ferret che ha realizzato l'incisione qui davanti a noi in ricordare la popolazione stracciata della guerra. Anche grazie a Noël Delahaye, perché libertà, egualità, fraternità, non sono le parole in vano. Naturalmente, affettuoso, grazie alla mia moglie, Renata, che ha seguito il mio percorso del suo marito da 60 anni, senza dimenticare il nostro caro figlio Dominique. Conoscete la relazione che abbiamo collegato con due comuni nel 1990. Non abbiamo dinanza a noi la copia conforme di questo preghiera installata a Bifontaine nel 28 ottobre 2008. Ecco, in 890 parole, ciò che occorreva...